Tre punti e gli applausi del pubblico. L'inizio di campionato del Pescara è stato positivo e se la vittoria fa bene e permette di lavorare con maggiore serenità, il secondo aspetto è quello da mettere ancora più in risalto. Una squadra che a prescindere dal risultato torni a farsi apprezzare per gioco e voglia di lottare e che diminuisca sempre più la distanza che c'è stata nelle ultime stagioni tra sé e i suoi sostenitori, anche a causa della frattura tra il presidente Sebastiani e una parte della tifoseria. È un aspetto essenziale e non è un caso che anche il tecnico Alberto Colombo, nel pre e post gara con l'Avellino, abbia più volte toccato l'argomento. È molto difficile, quasi impossibile, che un gruppo possa ottenere un risultato di rilievo se non c'è un ambiente compatto, se non c'è unità di intenti tra tifo e squadra. E lo stesso Colombo ha sottolineato che tocca proprio a staff tecnico e calciatori, con il loro lavoro e con le prestazioni, riportare entusiasmo nell'ambiente. Quel che lascia ben sperare è che il Pescara, visto con l'Avellino, ha una base interessante di lavoro e margini di miglioramento ampi ancora completamente da esplorare, anche solo considerando l'inserimento degli ultimi arrivati che hanno pedigree di livello, Brosco e Palmiero, o la guarigione di Aloy e Crecco che porteranno esperienza e gamba al reparto di centrocampo. L'importante è che il gruppo resti concentrato perché l'avvio di campionato è molto impegnativo per la qualità degli avversari e perché all'orizzonte c'è una settimana con turno infrasettimanale, 3 partite in 7 giorni, che metterà alla prova anche la profondità dell'organico di cui dispone Colombo, rosa dopo il mercato anche extra large in attacco ed ora sfoltita con le cessioni di Vladislav Blanuta ai romeni del Craiova e di Marco Chiarella in Serie D al Catania. Domenica testa al Francioni contro un Latina etichettato come outsider, è partito già col botto espugnando lo Zaccheria di Foggia. Rispetto all'11 titolare visto con l'Avellino, Colombo potrebbe prendere in considerazione le candidature dei primi subentrati, Giabua e Colai, che hanno ben figurato in ballottaggio con Germinario e delle Monache.